ACEC Vicenza, Associazione Cattolica Esercenti Cinema, con la collaborazione dell'Ufficio Comunicazioni Sociali e su iniziativa dell'Ufficio per la Pastorale della Scuola, ha organizzato una rassegna itinerante nelle sale della comunità vicentine che offre la visione di Barbiana 65, il film documentario su Don Lorenzo Milani e i suoi ragazzi di Barbiana. La mia è una parrocchia di montagna. Quando ci arrivai c'era solo una scuola elementare. Barbiana 65, la lezione di Don Milani, è uno straordinario film documentario presentato all'ultimo Festival di Venezia, mentre ricorrevano proprio i 50 anni della morte del priore di Barbiana, avvenuta nel 1967. Il docufilm si intitola così perché è stato girato nel 1965, l'anno in cui il regista Angelo D'Alessandro ebbe il permesso da parte di Don Milani di documentare con la propria macchina da presa quello che a Barbiana stava avvenendo. Quindi nel film Barbiana 65 vedremo proprio Don Milani stesso, sono le uniche riprese originali dell'epoca, mentre fa scuola, mentre si intrattiene con i suoi ragazzi, anche mentre celebra l'Eucarestia o prega con loro. Vedremo scene che ci aiutano a capire quali erano le condizioni di vita dell'Italia di quel tempo. Don Lorenzo ha messo in cattedra gli ultimi. Essere bravo non era un merito, era un compito. Ad arricchire il docufilm troviamo anche alcune testimonianze di oggi di persone che all'epoca conobbero Don Milani, ne condivisero l'esperienza, oppure che ci aiuteranno anche a capire qual è l'attualità di questo messaggio. Il film sarà proiettato prima di tutto a Camisano Vicentino, poi a Colonia Veneta, a Breganze, a Vicenza, al Cinema Primavera, a Cartigliano e a Castel Gomberto, sempre introdotto da qualcuno che aiuterà ad apprezzarne veramente la bellezza. Tutte le date e gli orari sono reperibili sul sito della nostra diocesi. Docufilm inedito e da non perdere, proposto in particolare dall'Ufficio Diocesano per l'Educazione e la Scuola, che ha dedicato un intero anno a Don Milani proprio per riscoprirne l'attualità del messaggio per la società e la scuola di oggi.